cioè 5DC2 per il Castelpagano, la soddisfazione di essere arrivati in finale. Mister Gennaro De Michele, non è bastata a Castelpagano una buona partenza per portare a casa la Molise Cup? Sì, infatti è così. Sapevamo di affrontare una squadra che veniva qua con i favori del pronostico. Il campionato del resto della Fossa Altese già la dice tutta sulle potenzialità di questa squadra. Noi provavamo a giocarci la partita secca nella convinzione che forse solo in una condizione del genere potevamo provare a dire la nostra. E a dire la verità, avevamo iniziato anche abbastanza bene, il primo quarto d'ora, 20 minuti, ce la giocavamo più o meno alla pari e forse se fosse entrato qualche palla, qualche occasione gol, avremmo potuto giocare un secondo tempo diverso. Invece poi al riposo sull'1-0, inizio secondo tempo è stato shock, un rigore che si poteva, secondo me, e non si poteva dare, ma poi del resto è venuta fuori la vera forza della Fossa Altese, alla quale io approfitto per fare i miei complimenti e le mie congratulazioni. Cosa le è piaciuto della sua squadra nella finale? Allora, innanzitutto l'approccio. All'inizio credo che i valori in campo sembravano abbastanza equilibrati, credo che anche le persone che hanno assistito alla partita per soprattutto una ventina di minuti si siano divertite. Poi è normale che viene fuori forse la mancanza di esperienza a questa tipologia di match. In campionato, qual è il vostro obiettivo? Noi abbiamo creato, in realtà la società ha creato un progetto triennale che ci dovrebbe portare in 3 anni a provare a giocarci questa una promozione, cioè almeno stare lì a giocarsela. Quest'anno puntiamo a agganciare il treno playoff con la consapevolezza che partiamo da un quart'ultimo o terz'ultimo posto del campionato scorso, quindi con i piedi ben saldi a terra.